Il nome questo, Vilto, fa sia da sgabello che da tavolino, sia da porta giornale, porta cose. Io lo porterò su in montagna e lo metterò accanto al divano, per appunto andare a mettere qui i giornali o quello che ci serve o anche niente. Qui metterò una lampadina, da lettura, così, perché spesso ci manca un appoggio accanto al divano. Servivano qualcosa di molto piccolo, molto contenuto, e secondo me questo è perfetto. Piccola lampadina da lettura, e poi si possono appoggiare libri, telefoni, tazze di tè, qualsiasi cosa. Secondo me è molto carino. È un colore molto adattabile a qualsiasi spazio, perché comunque è il solito colore legno d'IKEA. Il pezzo sotto è in grigio, quindi comunque un colore neutro. Molto carino, mi piace tanto. L'avevo visto sul catalogo, poi l'ho visto dal vivo e mi sono convinta. L'ho montato, ci vuole pochissimo. E niente, è pronto per andare nella sua nuova casa. Poi vi farò vedere la sistemazione finale. Facendo il tiramisù, in realtà è un mini tiramisù perché avevo un avanzo di mascarpone da 250 grammi, di solito uso quello da 500 o addirittura ne faccio 750 se ne faccio un po' di più, era in scadenza e quindi ho deciso di farlo. Qua dentro c'è ovviamente il mascarpone, ho dimezzato le mie solite dosi, quindi 250 grammi di mascarpone, tre tuorli e ho messo 60 grammi di zucchero. Qui ci sono i tre albumi che adesso andremo a montare. Stavo guardando un video, sono ormai una grandissima appassionata dei video girati dalle signore giapponesi in casa. Sono dei video bellissimi, li adoro, mi piacciono un sacco, quindi mentre faccio altro guardo questi, così mi intrattengo un minimo. Adesso montiamo le uova però. Thank you.
che è una cosa un po' improvvisata, ho solo questo pacchetto di savoiardi avanzati. Per il resto userò i petit, questi qua classici. Di solito questi li uso per fare il dolce mattone, ma vanno bene anche per un tiramisù, un ibrido, una via di mezzo. Useremo questi in modo tale da far fuori tutto quello che abbiamo in casa e faremo delle monoporzioni. Stiamo utilizzando come al solito gli ottimi vasetti bormioli con i loro coperchietti, quindi lo prepareremo all'interno del vasetto, lo chiuderemo in modo tale che non ci siano dei misti nella teglia, ma ognuno abbia o un biscotto o l'altro. Allora, non è il tiramisù migliore del mondo, non sono i classiconi, le teglie, cose così, però andava finito, quindi abbiamo trovato un modo. Allora, teglia stellina con i petit, bicchierone, penso mangerò come dolcetta pranzo, e tre barattolini della Bormioli. Questo è più piccolo, questi sono un po' più grandi, è quello che avevo in giro perché gli altri hanno dentro gli estratti e quindi non erano liberi, però anche così non è male. Queste sono quattro porzioni e questa qui da dividere. Ottimo. Tra le 5 e le 6 e mezza, diluvio totale, temporale, vento, tuoni, lampi, quindi anche oggi va così. Oggi sono a casa, di solito quest'ora sono a lavoro, oggi ho lavorato di mattina e sono uscita in un clima totalmente estivo, di sole, cielo azzurro, nuvole di panna, e questo poi è il risultato una volta che ho mangiato e mi sono sistemata a casa. Quindi è tornato questo bel clima, c'è anche vento tra l'altro, questo clima stranissimo e temporalesco sempre. A me piacciono molto i temporali, soprattutto in montagna, è proprio una condizione che amo, però tutti i giorni temporale così, contando che è giugno, le cose estive non le abbiamo ancora usate praticamente, soprattutto la sera se si esce, quel poco che si esce, alla fine pantaloni o jeans e maglioncino, niente vestitini estivi, purtroppo, anche perché ho fatto quegli ottimi acquisti. Ne ho messo solo uno una sera per uscire con le amiche, l'unica sera che sono uscita a mangiare, una mia prima esperienza all'esterno, e sì, ma anche no, ecco.